Cari amici di Border Knights, abbiamo parlato molto in questi mesi della soluzione estero per chi si sente oppresso e dalla situazione che abbiamo vissuto negli ultimi anni e da questa tutta indecifrabile scatenante dal conflitto in Ucraina. E allora magari si sta guardando intorno e ipotizza anche il lasciare il nostro paese. Massimo Michele Guerrieri, che nei suoi libri Nuovo Ordine Mondiale aveva delineato alcune dinamiche che poi si sono verificate. Già lui è un annetto, giusto Massimo, che sei andato a vivere dove? Allora, intanto un saluto a tutti. Sì, è un anno, faccio il 19 di aprile, faccio un anno che sono andato a vivere qui a Kigamboni, che è una zona a sud di Dar es Salaam, che è la città più importante della Tanzania. E allora Massimo, tu hai fatto già delle trasmissioni, le abbiamo chiamate il piano B. Per chi appunto da una situazione che considera di emergenza, di oppressione, pensa di andare in un luogo dove invece tutto questo, almeno al momento, non c'è. Allora, tu hai fatto già anche delle consulenze, no? Con alcuni italiani che ti hanno chiesto informazioni. Sì, esatto. Questa cosa è partita naturalmente per me, no? Quando io ho deciso di fare un po' di ricerca, ne abbiamo parlato nei video precedenti, per capire dove andare. Io all'epoca vivevo a New York e mi sono chiesto se c'era un posto decente dove poter vivere il resto della mia vita in pace, senza tutta questa persecuzione anche psicologica. E ho scoperto la Tanzania. La Tanzania non ha mai avuto lockdown, non ha mai avuto situazione di Covid. Diciamo tipo quello che abbiamo avuto noi in Italia in particolare, ed è un posto veramente pacifico. Ho iniziato a fare questa ricerca e l'ho fatta per me. Mi sono trasferito circa un anno fa e naturalmente le informazioni che ho oggi sono superiori a quelle che avevo all'inizio. Ho lavorato, credo, abbastanza e poi ho deciso di mettere diciamo le mie conoscenze in un certo senso e anche la mia esperienza, posso dire internazionale, perché io ho vissuto 21 anni a New York, a disposizione di coloro che sentono il bisogno di lasciare anche momentaneamente, no, l'Italia. Ho raccolto tutto in un prospetto che si chiama Prospetto B, è un programma abbastanza, una offerta sostanzialmente abbastanza semplice che tutti possono scaricare per 33 euro dal mio sito mentaperta.net. E che mette a disposizione, considerate che ci ho lavorato più di un anno, solo per dare delle informazioni di base a coloro che sono interessati. Dopodiché, se sono interessati, ci sono appunto varie fasi per fare la consulenza con me, per poi programmare la prima eventuale visita in Tanzania che io raccomando a tutti. Quindi è una cosa che è venuta su, direi, in maniera spontanea, ecco, grazie all'interesse che ho riscontrato in Italia. Ecco Massimo, tu dicevi, no, chiaramente si parte da una situazione di emergenza e dici non è una vacanza, no? Mi dici spesso. Questo è un po' lo spirito perché hai sentito qualche commento magari di chi si attende, non so, l'hotel 5 Stelle. No, diciamo questo, io cerco di abbinare le due cose. Sono venuti già qua 8 amici dall'Italia, 10 amiche. La prossima settimana arriverà un'altra coppia e cerco di io li faccio venire qua a Dar es Salaam, dove sono io, dove in genere passano 2 giorni. È una piccola vacanza, diciamo, di una settimana. Poi dopo si va a Zanzibar, li porto a Zanzibar perché secondo me Zanzibar onestamente è il posto ideale per gli italiani. Anche se uno si deve trasferire per un breve periodo, è meglio stare a Zanzibar. Perché la mia è molto più economica, altrettanto bella, ma diversa. Qui sono quasi tutti neri. A Zanzibar è un'isola più internazionale. Si passa là praticamente 4-5 giorni e cerco di sposare l'utile al dilettevole, cioè li metto in condizioni. Abbiamo un paio, due o tre meeting importanti con persone con le quali ho stabilito il rapporto qua come consulenti, in maniera tale che loro hanno un'idea generale di quello che devono fare per ottenere la residenza e la carta di lavoro. Dopodiché li porto in giro per l'isola, no? Quindi quando finiscono, alla fine della settimana,
hanno un'idea anche dal punto di vista sociale, dal punto di vista economico, dal punto di vista della difficoltà, per esempio, delle scuole, dell'inserimento dei bambini, hanno un'idea un pochino generale. Ecco. Quindi è una cosa che va presa per emergenza in un certo senso, va fatta per emergenza, perché in Italia siamo in piena emergenza, bisogna rendersi conto. E il nuovo ordine mondiale è ancora all'inizio, come spiego io nelle conclusioni del mio nuovo ordine mondiale. Ecco qua, scaricabile per 9,99 dal sito ammenteaperta.net, ovviamente nella versione digitale. Però allo stesso tempo è anche una vacanza. Dopo 2 anni di stress, l'invito a venire, a rilassarsi, insomma, a prenderla anche un po' con filosofia, come si dice. Senti Massimo, cosa ti aspetti che accada ulteriormente anche in ottica Grande Reset dopo questa storia dell'Ucraina che comunque no, sembra legata anche appunto anche se parliamo di altri scenari, ma sembra un po' il continuo sotto altri aspetti della cosiddetta pandemia? Allora, questi aspetti sono stati in parte già delineati nelle conclusioni della trilogia. Ovviamente i tempi non li sa nessuno, però posso dire che la crisi in Ucraina andrà avanti per un lungo periodo. Non so esattamente quanto, però è comunque funzionale agli obiettivi del nuovo ordine mondiale. Quali sono gli obiettivi del nuovo ordine mondiale? Sono quelli di tenerci tutti a casa, a non fare niente, a chiudere le attività, perché evidentemente tutti questi problemi alla fine avranno un impatto tremendo, soprattutto sulle piccole, piccolissime attività in Italia, a tenerci sotto la paura, no? E lo stress, che ovviamente crea problemi in famiglia, con gli amici, di socialità, eccetera. E io ho previsto che ci sarebbe stata la fase di vaccinazione che andrà avanti a seconda di quello che dicono loro, perché io nel libro riporto dei documenti a conferma di quello che dico adesso, non sono solo idee campate così, fino al marzo del 2025, un po' più, un po' meno, ci saranno queste crisi con queste varianti, tutta questa storia. L'obiettivo è sempre quello di vaccinare il più alto numero di persone possibile. Dopodiché avevo previsto anche la guerra, gli scenari possibili erano in Iran oppure in Ucraina. Io non sono sceso nei dettagli, però abbiamo la crisi ucraina. La crisi ucraina è soltanto una guerra che è venuta fuori secondo anche l'ideologia di Brzezinski. Non so se te ne hai mai sentito parlare, lo conoscerai sicuramente. È stato faccia parte del think tank americano e lui ha scritto nel suo libro, ha scritto che la Russia senza l'Ucraina non sarebbe stata più la Russia dal punto di vista economico, politico, anche finanziario in un certo senso. E quindi probabilmente stanno seguendo ancora, nonostante Brzezinski sia morto, questa idea che la Russia senza l'Ucraina sarebbe molto indebolita sullo scenario mondiale. Avevo previsto poi l'attivazione del 5G, che comunque sia è difficile prevedere quando sarà attivata al 100%. L'obiettivo finale di tutto questo, a seconda di quello che ha dichiarato circa 20 anni fa Nick Rockefeller a Aaron Russo, è quello di microcippare tutti. Nel momento in cui poi sarà pronta la moneta digitale, ci diranno che per problemi di salute pubblica sarà necessario microcipparsi. Se non ti microcippi, come succede adesso quando non hai il Super Green Pass, non puoi comprare pane, non puoi andare a fare la spesa, non puoi entrare in banca, non puoi andare in farmacia, non potrai fare niente. Ora, intendiamoci, a commento di quello che ho detto, sembra uno scenario veramente drammatico. Ci sono, secondo me, e spero che ci siano delle forze interne a loro stessi, a quella che si può chiamare elite, cabala, deep state, chiamatelo come volete, che
che stanno lottando contro. Ecco, io spero che queste forze, in un certo senso, quantomeno rallentino il processo del nuovo ordine mondiale e creino delle difficoltà. Bisogna mantenersi sempre positivi. Se però mi chiedi se io sono comunque ottimista e che tutto passerà e che tutto si risolve, come tanti personaggi famosi su YouTube dicono, purtroppo ti devo dire di no. Il percorso sarà lungo e purtroppo molto 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 difficile per tutti. Secondo te ci sono angoli del mondo che appunto riusciranno a non soggiacere a questo scenario? A questo punto posso dirti la risposta è sì e ti dico la Tanzania e Zanzibar naturalmente. Sai perché ti dico questo? Perché ho scoperto recentemente, ho fatto una scoperta, ci sarebbe a scrivere un libro, ho scoperto recentemente che con il condizionale sempre d'obbligo, però con 99%, te lo do al 90%, la Tanzania è ancora un trust, cioè Tanzania è una nazione, un'unione che è stata fatta quando hanno fatto questa specie di rivoluzione insieme e poi hanno annesso anche Zanzibar e gli hanno dato questo governo, no? Diciamo democratico, perché non ti dimentichiamo che comunque sia sarebbe anche un governo comunista, cioè se ti vai negli uffici pubblici ancora leggi le cose comuniste, no? Della rivoluzione comunista, eccetera, eccetera. In effetti io di comunismo qui non ho visto assolutamente niente, tutto il contrario, sei libero, liberissimo, non ti impone niente a nessuno, se vuoi fare business è relativamente facile, soprattutto se sei tanzaniano. E quindi, quando si pensa alla Tanzania, si pensa normale. In effetti lo è nella facciata, però siccome prima era annessa alle Nazioni Unite, ora costituendo un nuovo governo, di per sé il trust non cade, il trust potrebbe continuare anche dopo e il fatto stesso che sia rimasta fuori a tutto questo bailame che abbiamo avuto in Occidente è dovuta a mio avviso non solo al fatto che è in Africa e quindi l'Africa conta poco o niente, tanto se loro vogliono, pensano che la prendono in 3 giorni, no? Come hanno fatto con Gheddafi, ma anche al fatto che c'è qualcuno che controlla il trust di estremamente, posso dire, potente, posso dire la regina d'Inghilterra e naturalmente i trustee che controllano il trust, che per qualche ragione politica hanno deciso di lasciare Zanzibar e la Tanzania libera da qualsiasi. Ora, siccome questa cosa qui continua per 2 anni e sta continuando senza nessun tipo di problema, io posso dirti che l'unico posto in cui si può vivere con un minimo di sicurezza, un minimo di aspettativa dal punto di vista economico, faccio notare che la Tanzania in particolare è una situazione in cui eravamo noi, l'Italia, negli anni 50-60. In cui ovviamente dopo la guerra c'era da ricostruire tutto, c'era un grande fermento, una grande motivazione a fare, e questo lo dimostrano i numeri. I numeri importanti, lo dico per gli ascoltatori, insomma, ascoltano tante persone, tante consulenti, però sono due: il trend di crescita, e loro hanno avuto un trend di crescita di circa il 7% negli ultimi 20 anni, cosa che non aveva avuto nessuno al mondo, e il deficit pubblico, che è diciamo stabile sotto controllo ed è meno del 40% del PIL. Ora, quando mettiamo insieme queste due cose e consideriamo il discorso del trust e di tutto quello che succede, ci dobbiamo rendere conto che questo è un paese sano, è un paese che ha voglia di crescere, è un paese ricchissimo. Vuoi un'ulteriore conferma e concludo al discorso del trust? Ho letto tutta la regolamentazione per aprire business sia a Zanzibar che in Tanzania. Io ho scoperto che il presidente della Tanzania
viene nominato per quello che riguarda la politica del lending. Lending è la politica delle terre, no? Come il criterio con quali vengono assegnate le terre. Viene nominato come trustee. Ora, sarà un caso, ma hanno utilizzato proprio lo stesso termine inglese che si usa all'interno di un trust. Dico, ma com'è possibile utilizzare un termine del genere che è completamente anomalo? Avulso all'interno invece di un governo normale. Prendi uno statuto normale italiano, francese, americano, non troverai mai la parola trustee, perché la struttura dei nostri governi non hanno niente a che fare con un trust. Questo a conferma del fatto che il presidente è nominato come trustee perché la Tanzania e Zanzibar sono di fatto un trust. Lo usiamo sempre il condizionale, diciamo al 90% ti do questa chicca che non ha nessuno, e quindi venite qua, state tranquillissimi, la situazione si trova e questo paese è il paese in Africa che sicuramente ha, secondo me, il miglior futuro possibile, perché anche ovviamente la Tanzania in maniera indiretta subirà i costi e purtroppo gli effetti negativi della guerra in Ucraina. La benzina è già aumentata e purtroppo aumenterà di nuovo. Che ci si può fare? Che attività, Massimo? Cioè, poniamo il caso appunto di qualcuno che vuole venire a abitare in Tanzania, che tipo di attività lavorative potrebbe svolgere? Cioè, come si mantiene? Caso ovviamente che non abbia risorse messe da parte più di tanto. Questa è una bella domanda. Allora, voglio essere estremamente onesto, così almeno si evitano, cioè, si voli pindarici che non vanno da nessuna parte. Venire in Tanzania o a Zanzibar per trovare un posto di lavoro oppure per vivere, per fare business, non è assolutamente facile. Allora, per quello che riguarda, però, faccio un esempio, per quello che riguarda i posti di lavoro, c'è una grande necessità di elettrauti, cioè che comprano le macchine moderne che hanno delle centraline, però poi non hanno il software e i macchinari per farle funzionare. Quindi se vai dal meccanico per sistemare una cosa elettrica, lui non ne capisce niente, non riesce a sistemarti il problema e te ne crea un altro. Questo è sempre un grosso problema. Quindi se ci sono degli elettrauti, delle persone che lavorano come meccanici specializzati su queste cose, mi contattino pure, perché ci sono delle ottime opportunità per loro. Per dare anche opportunità per esempio, per finanziare, uno dice, io sono elettrauto, parlo un pochino di inglese, ma non ho i soldi per venire. Allora, diciamo questo, che stiamo creando un pool di amici che metteranno dei in questa azienda e finanzieranno progetti. Questa è la novità che ti dico. Viene effettuata con il console onorario di Zanzibar, lo posso dire perché adesso non ne ho parlato, non era ufficiale la notizia, adesso te la posso dare, che si chiama Stefano Todisco, una persona squisita che viene da Livorno, quindi io sono di Lucca, abbiamo legato molto bene e abbiamo capito che per risolvere molti problemi ottenere la residenza, a fronte di un investimento, ve lo dico chiaro, di 150 mila dollari, è possibile ottenere la residenza di 2 anni e la carta di lavoro. Quindi l'elettrauto non è che 150 dollari, vogliamo capirci. L'elettrauto come operaio specializzato viene e noi gli facciamo tutta la procedura, gli facciamo un piano di investimento e lo finanziamo, gli diamo l'aiuto per aprire la prima officina, diciamo così, che si chiama, come si chiamerà, non lo so. E da lì poi magari se ne apriranno altre. Ecco, questa idea è un po' la stessa idea che abbiamo fatto con Giuseppe il pasticcere. Non ci sono pasticceri sull'isola, però ci sono più di 400 restaurali, farei piacere avere i cornetti e la colazione italiana che nessuno fa. Quindi quella lì sarà un'altra idea sempre finanziata, grosso modo, anzi, sicuramente, dalla stessa società, e sarà un altro progetto che partirà. Quindi
c'è necessità quasi di tutto, però ora io non posso elencarvi, dirvi, diciamo, tutti i profili di cui c'è bisogno, perché io sicuramente una ricerca di mercato approfondita non l'ho ancora fatta. Se però ci sono degli operai specializzati che lavorano a diversi livelli in diversi settori, che però sanno fare il lavoro che fanno, sono sicuro che mi mandano un minimo di, possiamo dire, di curriculum vitae, mi mandi curriculum vitae, e da quello io poi gli saprò dire se ci sono le condizioni per fare i passi successivi. Allora, non so se ti ho dato la risposta, però in effetti, se uno non ha un minimo di risorse e non ha il lavoro nelle mani, anche per gli stessi medici è difficile venire. Per gli stessi ingegneri è difficile venire, è molto più difficile venire rispetto a quelle che si pensava all'inizio. Un altro esempio, in un centro clinico di Zanzibar cercano un cardiologo che abbia almeno 10 anni di esperienza. Quindi, se tra gli amici che ci sono in questo momento c'è un cardiologo che ha esperienza e vuole contattare e mandare un curriculum, io non faccio altro che metterlo in contatto con il direttore della clinica, se la vede con lui, che è un amico anche, diciamo, dell'ambasciata italiana, se la vede, e fa tutto con lui. In questo caso io non ci vuole neanche entrare, che non è neanche un piano B in questo senso, capisci? C'entro marginalmente. Non so se ti ho dato la risposta, però questo è quello che ti posso dire in questo momento. L'ultima cosa è possibile anche secondo te, la risposta potrebbe essere banale, però chi ad esempio fa un lavoro che può fare anche a distanza, vediamo che le connessioni no, non sempre sono brillanti, secondo te è possibile lavorare via internet a distanza da Zanzibar o dalla Tanzania? Non ci sono problemi assolutamente, e in un certo senso anch'io, no? Faccio qualcosa tramite internet. Io ho il visto come residente, rimane il fatto di vedere l'età che hanno, perché comunque sia, quella è una cosa positiva perché gli garantisce un certo reddito e nessuno gli può dire niente, cioè non hanno proprio un bisogno di lavorare, però hanno comunque bisogno abbiamo bisogno di lavorarci un po' per vedere la soluzione per ottenere la residenza, eh? Quindi in questo caso bisogna che mi contattino, io faccio un rapido esame della situazione e poi magari mi vengano a trovare, perché la gente bisogna che venga là, bisogna anch'io che faccia un po' una selezione, perché mi contattano in tanti, ma io non posso prendere tutti, io prendo soltanto coloro che mi dimostrano di avere una testa sulle spalle, che sono quadrati, che sono determinati in quello che vogliono fare e che non mi fanno perdere tempo, sì. Sinceramente, 2 minuti, proprio 2 minuti, volevo parlare proprio del piano B in maniera un pochino più dettagliata, e il piano C, Fabio. Vai pure. Allora, abbiamo fatto una panoramica generale di tutto. Quindi il piano B è indirizzato principalmente a piccoli, medi e grandi investitori che vogliono venire. Hanno qualche soldo, si sono scocciati della situazione italiana e vogliono venire qua a investire. Come sempre, prima devono venire una settimana, bisogna valutare la fattibilità di quello che vogliono fare, fare un minimo di ricerca di mercato, prendere tutte le informazioni necessarie e poi dopo magari vengono. È chiaro, no? E a coloro che vengono per cercare lavoro, coloro che vengono per lavoro, stesso discorso, non cambia niente. Quando poi vengono qua si fa mente locale. E si vede la soluzione. Il piano B è un piano collegato all'acquisto dell'oro. Io lavoro con Ovesta, e ho deciso di, diciamo, di chiedere questi investimenti in oro a fronte con una certa garanzia, perché quando le persone sono qua può succedere qualche cosa, qualsiasi cosa, poi vengono a cercare
dovranno rimanere qua, devono comprare un certo quantitativo d'oro presso Augusta, li contattano, gli spiego tutto come funziona, che posso in qualsiasi momento vendere, se lo voglio vendere, per fare business in Tanzania o a Zanzibar, e nel momento hanno un tetto sulla testa, appunto il contratto, l'impegno finisce, e siamo tutti felici e contenti. Quindi nel piano B, il piano B è vero e proprio contratto, cioè non voglio complicare troppo le cose, però mi impegno anche sulla parola, in maniera tale che io ho l'impegno di dedico tempo a aiutare questi soggetti a fare tutto il possibile per forse nella matta, allo stesso tempo il cliente fa la stessa cosa da parte sua, facciamo in maniera seria. Il piano C invece è stato messo a punto per i pensionati che hanno comunque un minimo di soldi da parte e coloro che vogliono venire per un tempo limitato, diciamo 6 mesi, 1 anno. In questo caso l'ho subordinato anche al fatto che non c'è acquisto di Augusta, nel senso, ho dovuto dare l'alternativa soprattutto ai pensionati, che hanno detto: ma guarda, io ce l'ho qualche soldo, ma c'è una bella pensione, non mi interessa, vivo con poco. A questo punto non posso obbligarla a comprare una cosa se i soldi non ce li ha, viene a suo rischio e pericolo, io faccio tutto quello che devo fare, in questo caso lavoro come consulente, paga una fee, io gli consegno i documenti necessari per la residenza, troverà un alloggio, a questo punto il mio lavoro è finito. Nel piano C non c'è contratto, è una cosa molto semplice, cioè mi contattano, prendiamo l'appuntamento, la procedura è la stessa, vi prenoto gli hotel, faccio tutto quello che devo fare ovviamente, però poi dopo venite e diciamo è una cosa molto più libera, no? Perché un pensionato poi venga qua in pensione, o anche uno che viene per un certo periodo, viene tranquillo, sta un certo periodo, vi fa avere visti, senza nessun tipo di impegno. Il piano C può essere però in qualsiasi momento convertito al piano B, se gli piace il piano B e poi decidono di rimanere. Spero di essermi spiegato, ricordo che queste informazioni sono disponibili sul mio sito ammenteaperta.net, che sto completando, lo aprite, vedete, sono 6 bottoni, chi è interessato al piano B clicca sul piano B, troverà tutte le informazioni anche per pagare, eccetera, eccetera, piano C la stessa cosa, e l'ultimo bottone sarà la consulenza sull'oro. Comprate un po' d'oro e d'argento dove volete, ma compratelo, perché come ho spiegato ormai già più di un anno fa, esiste, c'è presente una grossissima bolla finanziaria che può scoppiare in qualsiasi momento. Adesso la tengo tutto sotto controllo perché ci sono già troppe turbulenze sul mercato. Però quando sarà pronto il grande reset, prima di instaurare la moneta digitale, loro avranno bisogno di una grande crisi finanziaria e in quel momento le borse crolleranno. E se voi tenete i soldi in banca, perderete tutto. Meglio diversificare comprando oro. Abbiamo messo il sito in onda perché ti stiamo perdendo ancora. Io ti ringrazio, chi vuole appunto può fare ulteriori approfondimenti e alla prossima, Massimo. Grazie, ti mando l'ultima pillola dell'oro la prossima, fra 2 o 3 giorni, va bene? Grazie ancora, ciao Fabio, un saluto a tutti. Ciao.